E allora, bentornati sempre qui sul canale. Oggi non proveremo Sage perché l'abbiamo già provata ieri, quindi no, non stavo per dire Sage. Avremo modo in settimana di provare sia il Silver Surfer sia il Mr. Negavi. Tra l'altro abbiamo anche provato così goliardicamente in live. Vi ricordo che stasera saremo in live per giocare i mazzi vostri maledetti, brutti, balorti. Sì, perché ogni volta che iniziate a consigliarmi i mazzi poi la cosa sfagiola e va a finire che i mazzi vanno a finire con cane, capito? Nel mazzo di oggi troveremo delle carte che non si vedono tanto in giro, ma che ovviamente funzionano, sono divertenti e eccellono anche contro i junk questo mazzo. Quindi attenzione se vi capitano, avete qualche matchmaking particolare di junk, capito? Andiamo a vedere, dai, buona visione. Allora, il mazzo è il seguente. Da quanto tempo è che io non gioco la Mockingbird? Allora, questo mazzo io lo sto giocando da 3 giorni. Mi sto divertendo veramente tanto. Come potete vedere abbiamo 2 carte che distruggono per in qualche modo usufruire di death. Ok, andremo a distruggere sia la Squirrel sia il Misterio, perché la funzione principale è andare a scontare la Mockingbird. Basta, poi possiamo benissimo distruggere tutto. Attenzione all'EDD. L'EDD è una carta che sto rivotando veramente tanto in questa season. Poi a me dispiace che non c'ho la variant, però guarda che poppe. Tralasciando il fatto che gira tutto intorno al funzionamento di Black Bolt e Stator, abbiamo anche Daken che ci può servire in combo magari con Silver Samurai. E attenzione a Silver Samurai e Black Bolt, che servono in qualche modo a mettere un po' di pepe e andare a distruggere le combo sperando dell'avversario. Andiamo subito a provarlo, dai, facciamo... aspetta che faccio le mie robe. E ci siamo, allora, Kids, 4000 di rank, va bene. Allora, io non pretendo di iniziare sempre con Squirrel e Misterio, perché sono le carte dei turni iniziali più forti di questo mazzo, e ovviamente può briccare, perché potete vedere che abbiamo molte carte potenti e interessanti di costo. Quindi, intanto, giochiamo X23 per il meme più assoluto, Quinjet Loki. Perfetto, questo mi arerà. Mi arerà come se non ci fosse un domani il castello di Zemo. Quello mi distrugge il castello di Zemo. Il castello di Zemo mi ara in una maniera assurda. E a me serve il 4 di costo? No, non mi serve il 4 di costo. Non mi serve per niente il 4 di costo. Che buono. Questo è uno dei matchmaking peggiori, perché Loki con Cable, queste robe qua, mi distrugge. Distrugge il mazzo. Guarda, molto bella sta roba. Guarda, se gli posso dare, che so, magari gli do un Misterio, mi metto il mio Misterio qui, che tra l'altro questa è l'8 location, attenzione. Qui, con questa 8 location, noi ci prendiamo più 2 sia con il Misterio e sia con la Squirrel. Però forse il Misterio normale non lo prende il più 2, boh, valutiamo. Valutiamo. Anche perché io qui voglio andare a distruggere, quindi non serve il Misterio buono qua. Qui gli butto la carta. Ah. Vabbè. Confido in un Killmonger che ci delizia dalla sua presenza in questo game, suppongo. Ok, intanto il più 2 se lo prende, però vabbè, valutare. Da valutare sta roba. Allora, guarda, sì. Il problema qual è? Il problema in tutto ciò è che io, andando a fare robe, rischio che Carnage non lo posso fare adesso, perché poi io devo andare a giocare robe. Quindi facciamo Silver Samurai, ci scartiamo Carnage, mi dà Snowguard. Si è preso Mockingbird, frate. Ti rendi conto che si è preso Mockingbird? Il suo Cable è stato così impattante. Comunque Cable io lo adoro. Cioè, ho visto l'ultimo episodio di X-Men 97 che... è qualcosa di strabiliante, Cable. Io mi sono innamorato direttamente di Cable. E che famo? Che gli ho scartato io, Angela? Delizioso, Angela. Posso dire, aggiungere delizioso. Allora, possiamo trovare o l'EDD oppure Killmonger, no? Ci abbiamo 2 carte del mazzo. Quindi Killmonger ci potrebbe servire per liberare gli Squirrel. E Quinjet, qui in qualche modo possiamo anche tentare di vincerla. E poi ci potrebbe servire magari con Daken, capito? Quindi sì, mi sa che faccio Daken, perché o Killmonger o l'EDD mi serve. Facciamo, che ne so, tipo questo. Questo qui, una roba del genere. Elsa Blossom, perfetto. Se mi dai l'ID godo. Guarda quanti punti ha fatto il palordo. Allora, mi delizierai di l'ID. Ok, l'ID sarebbe worth farlo qui. Cioè, per D.
Sarebbe worth farlo qui. Non ha senso che io distrugga il mio misterio. No, non ha senso che io distrugga il mio misterio. Qui ho perso. Qui ho perso, sì. Potrei fare robe goliardiche per spostare tutte le mie robe qui, ma non ci arrivo neanche. Non ci arrivo neanche. Quindi la cosa più worth che mi verrebbe da fare è questa qui. Che se liberarsi di Elsa, ma non ho la prima. Quindi qui io gli distruggo 3K. Io qui vinco in automatico. Qui vinco in automatico. No, non c'è cazzo. Cioè, nel senso, capito? C'è cazzo. Speriamo di vincere al centro. Non lo so, non sono convinto di sta roba. Tre. Scopriti. Ok. Mezzo che l'abbiamo portata a casa, no? L'abbiamo portata a casa, dai, dai, dai che l'abbiamo portata a casa. Non mi sono sentito confident allo snap. Il Balord, il Loki mi distrugge, raga. C'è poco da fare, il Loki distrugge sto mazzo. Hai capito? Con Cable mi ha distrutto, ha preso la Mockingbird, l'ha giocata... A quanto l'ha giocata? A zero. A zero l'ha giocata. No, a uno. Al prossimo game. Ora, è vero che alla fine contro un Loki scartagli le carte. Vabbè, gli abbiamo scartato Angela che Worth. Non mi ricordo, non abbiamo utilizzato Black Bolt, quindi capito. È da capire, è da capire. Anche contro i Bounce c'è il mazzo, visto che c'è un bel Killmonger maledetto. Possiamo. Magari non lì? Eh? Magari non lì? Però sì, dai, ho la certezza, anche perché X23 è una carta che non posso giocare al buio. No, vedi quanto sei balordo. Squirrel lo facciamo qui, visto che noi vogliamo andare a distruggere qui. Mettiamo un po' di Squirrel in mezzo ai campi. Se nel mondo esistesse un po' di bene, che la White Widow non ci vorrà mai dare. Io non riesco a giocare due carte, però, per prendermi il raft. Godo. Mai nella vita. Allora, sarebbe cosa molto buona fare Killmonger adesso, Sì. Per carità. Sì. Perché io qui vorrei fare Carnage. Allora, bisogna capire se lui è un junk oppure c'ha... No, no, c'ha Red Hulk. Che sta a dire? No, c'ha Red Hulk. E guarda, io vorrei anche passare sto game. Sto turno, ma non posso. Non posso. Killmonger. Forse potevo giocarlo pure al turno. Bello! Bello col mondo assassino, frate. Qui godo, frate. Qui, perdonami, sono off culo. Però io godo in questa fattispecie, capito? Ma sai che a me mistero non mi serve più. Se pesco la Mockingbird è bestemmio. Secondo me è un bel bestemmio. Però guarda, no, questa cosa è sbagliatissima perché io prendo il raft e Silver Samurai con meno forza, però. Attenzione, con meno forza. Quella è Black Bolt. Quindi sì, a me conviene fare sta roba. Vabbè, Ultron. Bene, Ultron Simulator attualmente nel raft, Ok, Nebula, va bene. Si potrebbe pensare di fare robe. Ok. X23 che mi scarterà. Mistero Silver Samurai. Quindi, Jeff, via. Mi serve Stator, frate. Come ultima pesca. No, siamo al turno 4. Mi ero confuso con tutte le volte che mi aveva. Ok. Ma secondo te lui ce l'ha robe per cluggare? Ce l'avrà robe? Ce l'avrà robe? Ma lo sai che non lo so. E qui sicuramente lui ci avrà Red Hulk da fare. Avrà Red Hulk da fare. Quindi in qualche modo mettendo death, no? Faccio death, prendo robe. Sì, dai. Me ne frego, mi cluggo. E io ho fatto pure molto bene a fare sta roba. Sì, decisamente ho fatto molto bene visto che mi ha tirato Claw. Vabbè, robe. Robe. 2 su 2. 2 su 2 siamo ampiamente stipulando quello che è il dominio attualmente. Ash. L'hai scritto in una maniera molto brutta comunque. Non so se si scrive così. Forse senza la prima H. Ma non lo so.
Che ci offri? Shadowland. Molto buona per la Mockingbird. Cioè, tutte quelle location in cui c'è terra selvaggia, c'è il mostro, capito? A me ci vanno tutto brodo. Fa tutto brodo, frate. Fammi prendere sta Mockingbird da zero. Dio. Ora mi calmo, dai. Ora mi calmo. Scusate, prima mattina. Prima mattina sono elettrico. Lo so perché. Forse è meglio così. Crasiti, Crasiti, il più 4. Tentiamo di puntare quella location, ma la punterà anche il maledetto Balordo che ci dirizzerà con una bellissima Squirrel. Guarda, se c'è un se è un mazzo specchio, ti giuro che ti faccio un GG. Limbo! Guarda, Limbo, sai che forse non è l'ideale per il nostro mazzo allungarla. Non è molto male. Taken, assoluto. Sì. È un mazzo specchio. È un match a specchio, capito? È un mirror match. Cioè, in English suona molto più bello. Allora. Allora. Io con Silver Samurai. In qualche modo traggo vantaggio io, sì, ok, ma li potenzio anche Degan. Io ti gioco una Mockingbird così. Siamo tutti d'accordo. Capito? Che c'è da dire? Che c'è da dire? Che c'è. Lui pensa che farà Silver Samurai a questo punto. O Silver Samurai. Silver Samurai, perfetto. Quindi mi aggrada questa roba. Questa roba mi aggrada. Molto bene. E noi pareggiamo. Guarda, sai che mi serve? Esatto. Cioè, puntualmente lui mi serve. E posso fare Black Bolt per poter cercare di andare a scartare. Sì. Però sai qual è il cazzo? Il cazzo è che adesso io vorrei fare Silver Samurai. Che c'ha lui? Lui c'ha X23 ancora, non l'ha giocata. Quindi potrei in qualche modo avvantaggiarlo facendo sta roba. E il problema qual è? Il problema è che ci avrà pure lui Death. Ok. Possiamo tentare di fare sta roba. Però Silver Samurai mi scarta il Monger. Perché il Monger non mi va di scartarlo. Il Monger non mi va proprio di scartarlo. Ma magari lo utilizza lui, dai. Ma magari lo utilizza lui. Quello sarà Mockingbird, poi. Capito? Ecco perché non volevo fare Silver Samurai. Per questo. Ti posso dire che poteva andare molto peggio. Ora, a meno che lui non abbia Killmonger settato. Ok, a meno che lui non abbia Killmonger settato. Io potrei fare anche una roba del genere con l'ADD. Potrei fare benissimo una roba del genere con l'ADD e sparargli una death potentissima qui. Che avrà pure lui. Che avrà pure lui. Allora, capito? In qualche modo. E che c'ho da prendere io? Misterio Carnage. Spero non Carnage, frate. Che se io perdo qui mi incazzo come una bestia. Per dire. Allora, dico. Ok, perfetto. Ora, c'è un problema. C'è un fittizio problema. Se lui ha pescato dette, vince lui per differenza. Non c'è cazzo che tenga. Questo è poco ma sicuro. Quindi, andiamo. Detto, no? Detto. Per un punto, non mi puoi fare questo per un punto, tu ti rendi conto, tu ti rendi conto. Tutto perché io ho fatto quel Silver Samurai per dargli X23, capito? E poi ho goduto perché gli ho pluggato la location. Devo tenere Killmonger. Devo tenere Killmonger, sì. Devo tenere Killmonger perché così facendo io gli impedivo la Mockingbird. Pensavo me la facessi in quel turno. Il maledetto. E poi Black Bolt gli ha preso Black Bolt, capito? Cioè la carta più bassa che gli ha preso il suo Black Bolt sarà il mio Black Bolt. Follia. Follia. Biscuits e poi lui. Dai, andiamo alla partita, vediamo. Ma è bello. L'unica partita che abbiamo perso fino adesso è stato con un mirror match. Vedi che il mazzo gira, il mazzo è divertente, capito? Ti diverti. Vai. Misterio subito. Il problema di Misterio è Krakoa. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Vedo.
Ah, il mistero lì, ma ancora. E che è l'Hot Location? Dai, l'Hot Location sarebbe il campo nuovo, capito? Però possiamo giocare a 3, capito? E questo è. Già il turno dopo possiamo fare Mockingbird, capito? È follia sto mazzo. È follia. Cioè, che poi se al turno 1 gli metti la Squirra, al turno 2 gli metti mistero, giochi a 0 al turno 3. Questa è follia. Giocare una 0-9 al turno 3 è follia. Dove l'ho messo io il mio mistero? Piccolo momento di defiance, vabbè, piccolo momento di defiance. Ok, c'è. Molto bene. Trono spaziale mi impicco. Ok, si prende pure il più 2. Si prende pure il più 2. Vuoi più? Squirrel and Mockingbird. Forza. Dove andrò a fare io il mio carnage? Meglio qui. A sto punto, meglio qui. A sto punto, sì. Quindi facciamolo qua, dai. Scusa, facciamo qua. Per poi fare carnage sicuramente a sinistra. Poi c'è la di Estate. Vediamo. Vediamo che intanto non ha giocato mezza carta il fratello qui. Il signor Biscotto qua, dai. Hopsummer, guarda tu. Guarda tu. Non gli faccio niente, però. Sam non gli faccio relativamente nulla. E mi tengo Killmonger. Mi sa che potrebbe tornarmi utile in un futuro molto, molto, ma molto, ma molto prossimo. Che c'ha? Questa c'ha la Kitty Pryde 100%. E secondo me io non riesco a prendermi la prima. Cioè, non riesco a perdere la prima, capito? Vediamo, sempre te, dai, cazzo. Dai, capito? Cioè, abbiamo anche fretta, dai. Però ti posso dire che il fatto che non ci abbiamo la prima, con tutto che noi ci abbiamo le dita da sparargli in bocca qui, capito? E gli togliamo Elsa. Vedi perché adoro l'ADD? L'ADD mi piaceva anche ai tempi in cui c'era il discard e con Dracula. L'ADD con Dracula del turno 5, quello, sai, quanto rage quittava e ti mandava tutte quelle bestemmie e malinconia contro, capito? Che tu ovviamente ti fai scivolare addosso perché sei un galantuomo. Vabbè. Niente, allora, io rimangio quello che ho detto un paio di video fa in cui ho dissi che giocare a Infinite in questo, boh, rank 2000, era pure 1000, forse 1500. Il gameplay è molto più dinamico. Ma sei serio? Dici, ti togli limbo. Dici, togli limbo. Ah, vabbè, scusami, qua ne parliamo. Qua ne parliamo però. Qua ne parliamo perché? Perché io. Ma lui come ci arriva comunque, ai miei livelli? Cioè, io qua faccio 8 punti. Sì, certo, non so contare. Guarda, neanche 7 più 2 so fare. 9 punti. 9 punti mi sembrano veramente molto buoni. Qui perdo, fratello. Qui perdo. Guarda, con tutte le location che gli poteva dare, sicuramente gli ha dato Trantide che in qualche modo. E questa è la giocata più forte che posso fare. A meno che io non voglia andare a fare questo. È merda fare questo. Questa è merda. È vero che gli tolgo più 2 punti. È vero che gli tolgo. È la stessa roba. È la stessa roba. Quindi non divaghiamo. Non divaghiamo. Facciamo così. Facciamo così. Vediamo se basta, vabbè, no. Cioè, per dire, fosse stata qualsiasi altra location, lui era a 12, ok, lui era a 12. Noi vincevamo sempre. In qualsiasi contesto vincevamo. Con sta play del cazzo che ha fatto questo. Cioè, per carità, la play è giusta. Perché vai a coprire. Perché lo sapeva. Io non c'avevo shine. Per carità. Facciamoci l'ultimo game. Dai. E non scammare così. A sto punto dobbiamo fare 3 su 5.
positivo, risultato positivo aggiungerei, perché altrimenti non... Non può scammare così. Questo è il bello di sto gioco, purtroppo. Questo è il bello. Zio Perut. Zio Pera. Zio Pera. Zio fucking Pera, fratello. Squirrel. No, ancora sto ripensando a quella... A quell'Atlantide, fratello. Ancora sto ripensando all'Atlantide. Molto bello il rap, dai. Molto bello. Brick del mazzo. E brick del mazzo non puoi pretendere. Non puoi pretendere che con quattro carte ti capitano tutte all'early game. Ravonna Restare comunque le D&D fa molto comodo. Però è troppo tardi. Sarà molto, molto tardi. Ma come? La carta dal costo più alto della mano è un semplicissimo squaletto. Beh, spero in un Killmonger a sto punto. Però te ne sa che te voglio. Spero in un Killmonger. Vedo, mi stai dicendo che lui riesce a riempire subito adesso? Forza, riesce a riempire. Non sto capendo. Non sto capendo. Perdonami, fratello, ma io non sto capendo la sta roba. Io lo vorrei la carta del raft. La vorrei la carta del raft. La vorrei la carta del raft. Conviene? Conviene sì, perché poi sposto Jeff, metto le DD, capito? E di la Muramasa, boh, la butto qui perché io vorrei andare o a scartarla. Ma scartarla forse non riesco, sai? Scartarla non riesco. Confido. Confido, confido, confido. Scelta di cuore. Bello, Thanos. Allora. Oddio mio, questo è un mazzo con Sage. Questo è un bounce con Sage, forse. Tipo, non lo so. Bounce, tanto e non quanto visto che c'è la monna. Misterio. Ciallapio. Complimenti. Complimenti, sir. Complimenti, sir. E facciamo così, no? Facciamo così e vediamo quello che ne consegue tutto. Guarda che bella impenna che facciamo con le DD! Non ti permetto. Vabbè, se lui mi vince con qualche roba strana con Shang, impazzisco. Impazzisco, per forza impazzisco. Dai. È detta Silver Samurai, io non so come. Capito? Con Shang, vabbè. Con Shang. Eccolo che arriva. Green Goblin. White. Nebula. Non basta. Sai dove la devo mettere quella Sage? Ma guarda che punti che fa. Raga, non sottovalutatela. E guarda a fine game che cosa ti porta. Un 3-14, no? Scherziamo. Altro che la Mockingbird al turno 3 di 0-9. Non scherziamo con sta roba. Vabbè, godo. Godo, hittiamo anche i 2K un'altra volta. Io sono montagne russe di sale e scendi tra top 1000 e top 2000. Provate il mazzo, regà. Avete visto? È stato molto divertente. Atlantis. Vediamo stasera, ragazzi, dai. Buon proseguimento di giornata.